Salve gente e bentornati sul canale. Mi sarebbe piaciuto tantissimo fare tutto il video con il ventilatore puntato addosso, ma poi voi non avreste sentito una parola, quindi ho dovuto desistere. Tra le altre cose non posso nemmeno aprire la finestra perché c'è uno con il decespugliatore proprio qui sotto, qui alle 2 di pomeriggio. Però questo è il bello di vivere in un cantiere praticamente. Comunque, se mi vedete fare la colla è perché qui dentro fanno 43 gradi attualmente. Ad ogni modo, oggi voglio parlarvi di un argomento che mi sta particolarmente a cuore e per farlo vi riporto indietro al 2018 al lago di Braies. Vi descrivo brevemente la situazione. Domenica 15 luglio 2018, ore 2:30 la sveglia, arrivo al parcheggio del lago di Braies alle 4:15, quindi abbondantemente prima dell'alba, piove a dirotto e fanno 2 gradi. Dunque non le migliori condizioni ambientali per l'umano medio, ma molto promettenti per un'alba in solitaria anche in location molto famose. Arrivo davanti al lago di Braies per fotografare i riflessi e il croda del becco riflessa sul lago, sulla superficie del lago. A quel tempo ero giovine e inesperto, me lo perdonerete. E trovo circa 40 fotografi tutti in posizione per fare la mia stessa identica immagine. E devo dire che per me quella fu un'esperienza, una sorta di risveglio emotivo. Decisi da quel giorno che piuttosto che fare foto tutte uguali, o perlomeno tutte uguali agli altri fotografi, avrei preferito bermi 2 litri di diesel. Dico questo perché all'epoca me lo potevo permettere, adesso mi sarebbe convenuto bermi 2 litri di Sassicaia visto il prezzo del diesel. Così mi girai esattamente dalla parte opposta rispetto alla quale erano girati tutti i fotografi e feci queste 2 immagini. O poi fatemi sapere se anche a voi è successo qualcosa del genere, perché sono curioso, queste storie mi interessano sempre. Il pensiero che mi atterriva di più è che se ogni giorno il lago di Braies ospita 30 fotografi che fanno 30 foto tutte uguali, alla fine di ogni anno si hanno 11.000 foto tutte uguali circa, e questo crea un'altalena di emozioni che va dal terrore alla delusione al paradosso. Come sosteneva il poeta francese Gérard de Nerval, il primo uomo che paragonò una donna ad una rosa fu un genio, un poeta, il secondo un imbecille. Ora, forse de Nerval fu un pochino assoluto nella sua definizione, però rende bene l'idea di cliché. Ma come dimostra anche la pagina Insta Repeat su Instagram, dal 1850 ad oggi non ci siamo evoluti poi così tanto a livello culturale, quindi la prossima volta che andate in vacanza o a fare una gita o a fare un'escursione fotografica e decidete di portarvi la tenda o di affittare un fuoristrada, date un'occhiata a Insta Repeat e ripensateci, non fate quella foto. Comunque, partiamo dalla definizione di cliché. Ora, dicesi cliché un'opera, un concetto o anche un'idea talmente abusata nell'utilizzo da aver perso la sua potenza e o addirittura anche il suo significato. Ora, da questa definizione capiamo subito che dovremmo evitare cliché come la peste, perché per quale motivo dovremmo creare un'opera come fotografi o videomaker che è priva di significato o non ha potenza espressiva? Non ha alcun senso. Per cui negli anni ho cercato delle soluzioni per evitare i cliché e partiamo da alcuni concetti di base. I cliché sono soggettivi, ma non solo da individuo ad individuo, ma anche, se volete, a livello di popolazione, città oppure diciamo popolazioni più ampie, quindi nazioni, ma anche culture. Quello che in Italia può essere considerato banale può non esserlo altrove e viceversa. Vi faccio un piccolo esempio: se dovessi pensare di cucinarmi per pranzo un piatto di spaghetti al pomodoro, penserei anche che palle 9 volte su 10, perché praticamente li mangio 4 volte a settimana. Ma quando ospito a casa degli amici stranieri, la prima cosa che mi chiedono appena scendono dall'aereo è: ti prego, mi cucini un piatto di pasta al pomodoro? Ma la banalità di una fotografia dipende anche molto dal genere fotografico in cui viene usata. Vi faccio vedere una foto che ho scattato qualche giorno fa. Lo scopo era mimetizzare l'atleta, cioè questa foto insieme ad altre della stessa serie all'interno del progetto Wheel of Asphalt mi servivano per comunicare a chi guarda le foto
quanto questi atleti si fossero integrati all'interno della città. A chi tra noi non ha una cultura fotografica molto estesa, potrà sembrare una foto tutto sommato interessante, e io ho scattato questa foto in maniera completamente inconscia. Sono andato a prendere il momento che mi sembrava più rappresentativo, ma in realtà questa foto è identica ad un'altra in un altro genere fotografico, una foto molto famosa. Poi ci sono generi fotografici come ad esempio il paesaggio, in cui il rischio di creare qualcosa di molto banale è elevatissimo, perché dopo anni abbiamo, diciamo così, sgamato quasi tutte le location più belle al mondo. Poi questo non è totalmente vero, ma diciamo la gran parte delle location, e all'interno di quelle location abbiamo sgamato gli spot migliori dai quali fotografare, vedi Braies. Quello che i fotografi di paesaggio stanno facendo adesso per risolvere questo problema è cercare nuove location, quindi si sta esplorando praticamente tutta la terra, ma secondo me non è la soluzione ideale, perché prima o poi le location finiranno e poi cosa si farà? Fatte queste premesse, voglio darvi qualche spunto per uscire un pochino, per liberarvi dalla trappola dei cliché. Ma prima di farlo vi ricordo di iscrivervi al canale, e se questo video vi sta piacendo mettere un mi piace, commentare, e anche se avete domande scrivermi su Instagram. Poi mi sono accorto che ho detto spesso questa cosa e voi mi state scrivendo in maniera massiccia, ricevo almeno 2 o 3 messaggi al giorno su Instagram e questa cosa mi fa molto piacere. Purtroppo però, se io non vi seguo o voi non seguite me, adesso non so bene diciamo come funziona, però credo che ci si debba seguire a vicenda, i messaggi finiscono nella cartella richieste di messaggi e quindi a volte ci metto un pelino più del dovuto per rispondere, ma rispondo a tutti, ok? Semplicemente guardo quella cartella la guardo 2 volte a settimana, quindi abbiate 2 o 3 giorni di pazienza, ma vi risponderò. Comunque partiamo dal primo consiglio, che è: concentratevi sul soggetto, sulla storia o sull'argomento più che sulla fotografia, perché quando il soggetto della fotografia è forte, la foto funziona comunque. E questo è riportabile su tutti i generi fotografici grazie al concetto di progetto fotografico. Ora, anche posti strafotografati o soggetti abusati, se contestualizzati all'interno di un progetto fotografico innovativo, acquisteranno nuova luce. E questo probabilmente e inconsciamente, anche perché fotograferete quel soggetto o quella particolare location in maniera leggermente diversa, perché dovrà soddisfare le esigenze del progetto stesso, quindi probabilmente tirerete fuori qualcosa di nuovo, di non visto. Quindi non pensate alla foto, pensate al cosa volete comunicare con quella foto. Poi vi consiglio di girarvi dall'altra parte. Quando lessi la trilogia di Michael Freeman, cioè L'occhio, la mente e la visione del fotografo, rimasi praticamente estasiato dalla quantità di informazioni tecniche contenute in questi 3 libri. Però mi rimasero impressi anche alcuni consigli tra le righe, e uno di questi era: quando tutti guardano avanti, tu girati indietro. E questo è uno dei migliori consigli che abbia mai ricevuto in assoluto, ma necessita una dose di coraggio notevole, soprattutto in certi ambiti fotografici come ad esempio gli eventi sportivi o lo sport in generale, perché significa distrarsi dall'azione principale per dedicarsi ad altro, quindi è molto rischioso. Però vi dico che 2 su 3 questa tecnica sicuramente vi darà un risultato, perché vi creerà una nuova prospettiva all'interno delle vostre immagini. Poi ci sono alcuni ambiti fotografici come ad esempio nel paesaggio, in cui usare questa tecnica è un pelino meno rischioso, perché in genere, a parte momenti particolari nel paesaggio, si ha un leggero margine in più, diciamo, di tempo, ecco, diciamo così. Poi vi consiglio di usare la sineddo, che non so se sapete cos'è, ma è una figura retorica che consiste nel descrivere qualcosa attraverso una parte di esso o il materiale in cui questo è composto. Quindi ad esempio, quando si dice la Nikon produce dei bei vetri, per vetri si intende obiettivi. Non serve spiegare che sono gli obiettivi, ok? Perché tutti sapete che gli obiettivi sono fatti di
vetro, almeno quelli, diciamo, un pochino di un certo livello. Queste foto che vi sto mostrando rappresentano delle sineddoche, perché voi capite benissimo di cosa, quali sono i soggetti che state vedendo, anche se in realtà non li state vedendo per intero. Il quarto consiglio è: fotografa te stesso. Può sembrare una cosa un po' alla John Lennon o alla Osho, però in realtà è molto significativo, perché voi siete originali, cioè ognuno di noi è originale e diverso dagli altri, per cui se andate a cercare l'originalità fuori di voi, diciamo all'infuori di voi, sarà molto più difficile trovarla, mentre trovare l'originalità all'interno sarà molto più semplice. Vi faccio un esempio. Allora, tutti conoscete il GP di Monaco, no? Ok, il Gran Premio di Monaco di Formula 1. La prima edizione è stata svolta, se non sbaglio, nel 1929, ma quella valida per il mondiale, diciamo, dal 1950. Ora, dal 1950 ad oggi, quanti fotografi si sono alternati al GP di Monaco? Cioè, quante foto sono state prodotte? Uno sfacelo. Eppure c'è chi ancora riesce a stupire con le sue immagini, tipo Fritz Van Eldick, che è un fotografo ufficiale della Canon, che con la sua attrezzatura fotografò il GP di Monaco qualche anno fa da 2,5 km di distanza, usando praticamente tutte focali al di sopra del 300 mm. Fritz è un fotografo sportivo affermato e un habitué del GP di Monaco, e dopo ogni GP andava a farsi una birretta in cima alla montagna, che si trova più o meno a 2,5 km, come abbiamo detto, e da lì si rilassava post gara. E un giorno pensò: quanto sarebbe fico fotografare tutto il GP di Monaco da qui. Quello che intendo è che se Fritz non avesse portato con sé il suo bagaglio di esperienze e le sue abitudini, come quella di andarsi ad alcolizzare dopo ogni Gran Premio, probabilmente adesso non avremmo le sue foto. Comunque, scherzo, non ne ho idea se è un alcolizzato o no. Quello che so è che è olandese, e questo comunque già non pone bene nei confronti dell'alcol. Comunque, tutto ciò per dirvi: seguite il vostro flusso, cioè seguite quello che vi piace, ma guardate anche agli altri per lasciarvi ispirare, perché ognuno di noi, essendo diverso, reagisce in maniera diversa a stimoli esterni, per cui lasciatevi ispirare anche dagli altri. E da qui ci colleghiamo al quinto e ultimo punto, che è quello di guardare più foto possibili, cioè di fare i compiti a casa. Prima di fotografare una location, prima di fare uno shooting con un atleta o ad un evento, andate su Google e cercate più immagini possibili di quel soggetto, sia per prendere spunto, per farvi venire in mente delle idee, ma anche per capire quali sono le foto più note di quella location o di quel soggetto in particolare, per evitare di farle. E non solo, cioè, come dicevamo prima, al guardare le immagini degli altri vi farà creare qualcosa di vostro, perché avrete una base culturale e una base esperienziale, chiamiamola così, differente. Quindi probabilmente guardare il lavoro altrui vi farà venire in mente qualcosa di innovativo, che sarà semplicemente un mix dei suoi pensieri e dei vostri. Bene, anche oggi siamo arrivati alla fine di questo episodio, e se il video vi è piaciuto, come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like, di commentare, di fare tutte quelle cose alla YouTube, ma fino al prossimo episodio, ciao! Anzi no, vi dico che il prossimo episodio sarà molto interessante, perché andremo a fotografare lo street trial con Matteo Corvo, che è un mio caro amico. Mi ha chiesto di fargli uno shooting fotografico per il nuovo sito, e quindi colgo l'occasione per fare anche un nuovo video. Detto ciò, ciao!